questo è il luogo che Dio ha scelto per te. Questo è il tempo pensato per te. Quella che vedi è la strada che lui traccerà. Quello che senti è l'amore che mai finirà. E andremo e annunceremo che in lui tutto è possibile. E andremo e annunceremo che nulla ci può. Quindi ho imparato a sognare e quindi il sogno non, come modalità di vita non me lo posso strappare di dosso, quindi sogno e sogno molto. Quali sono i miei sogni? A tanti livelli, a tanti livelli. Il sogno personale è quello di poter incontrare sempre persone nuove e belle che mi facciano innamorare della vita. Ci credo davvero, io trovo che esperienze come queste a me mi fanno innamorare della vita, come la vostra. Allora, sentirvi cantare, stare insieme, passare una settimana insieme, queste sono esperienze che a me mi aprono il cuore e mi dicono: oh, che bello, che bello. Si può essere innamorati della vita. Che ha fatto su te quella che vedi? La strada tracciata per te, quello che senti, l'amore che ti accompagnerà. E andremo e annunceremo che in lui tutto è possibile. E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere. Ci stia uno spaziettino piccolo magari di deserto, che significa di silenzio, di rientro dentro se stessi, dentro il proprio cuore, dove noi siamo soli con il Signore. E dunque uno non possiamo barare, ma possiamo davvero essere contenti di quello che c'è, di quello che siamo, e farci i conti davvero. Vi auguro di poter fare questa esperienza non solo durante il campo, ma ogni giorno della vostra vita.